uno scritto a penna, probabilmente di qualche signore anziano, la grafia è incerta e anche, ci sono anche degli errori, ma questo è normale dalle nostre parti. E qui c'è scritto: quando finite mai, la costruzione è un falso. Detto in parole povere, cioè questo signore, come un novello Filonide, non crede a questa impalcatura che ormai è qui da un decennio, il Palazzo degli Uffici di Taranto, un palazzo pensato nella seconda metà del 1700 per idea di Ferdinando IV di Borbone. Centro della città, nel salotto della città, tra Piazza della Vittoria e Piazza Carmine. Abbiamo uno scempio, una vergogna, non si può vedere ed è un palleggiamento di responsabilità. Io non voglio accusare nessuno, ma è comunque il fallimento di una politica. È una politica incapace, è una politica assente, è una politica ferma, paralizzata. Avere questo castello di ferraglia arrugginita nel centro della città non fa onore a nessuno. Oltretutto a questo Palazzo degli Uffici ci sono molti tarantini che sono affezionati affettivamente qui a scuola, perché magari per tanti anni ci sono state le scuole all'interno e quindi vorrebbero veder rivivere anche il luogo dove sono stati i ragazzini spensierati. È una politica incapace, è una politica assente, è una politica ferma, paralizzata. Taras TV. Grazie. Taras TV. Taras TV.